Buongiorno, facciamo questo breve video per la spirometria semplice. La spirometria è un esame riproducibile, facile da eseguire, non è invasivo, è a basso costo. Lo utilizziamo con diverse indicazioni. L'indicazione più comune è valutare pazienti con sintomi respiratori, soprattutto dispnea e tosse. Ci consente di fare già questo strumento una diagnosi, nello specifico per asma e BPCO, ma lo utilizziamo anche per le altre condizioni. In un paziente con una patologia polmonare ci permette di sapere il livello di coinvolgimento polmonare e quindi diciamo la gravità della malattia. Lo utilizziamo anche nel follow up di queste patologie per valutare l'andamento della patologia e la risposta a trattamenti farmacologici e non farmacologici, come ad esempio la riabilitazione. La utilizziamo prima degli interventi di chirurgia toracica e degli interventi di chirurgia addominale maggiore. Viene utilizzato anche come screening per soggetti che devono eseguire attività sportiva, come avranno fatto alcuni di voi. Questa è la strumentazione, questo è uno strumento professionale, ci sono attualmente degli spirometri che sono miniaturizzati, questo appunto è uno strumento professionale, consente di fare anche altre misure. La parte che più ci interessa è questo, se vuoi avvicinarti, è lo premotacografo, è uno strumento che consente di misurare il flusso che passa al suo interno e, sapendo anche il tempo, consente di andare a ottenere il volume che viene espirato. È collegato evidentemente ad un computer e con un software dedicato. Cos'altro ci serve per fare la spirometria? Questo, essendo uno strumento professionale, deve essere e permette di essere calibrato. Questa è una siringa da 3 litri, lo strumento deve essere calibrato quotidianamente. Cos'altro ci serve per il soggetto? Una mollettina stringinaso che poi vi farò vedere, un filtro antibatterico e antivirale e un boccaglio. Delle volte il boccaglio è a parte, delle volte, come in questo caso, il boccaglio è integrato. Cosa dobbiamo dire al soggetto? Il soggetto non deve avere bevuto tè e caffè nelle ore precedenti. Se è un paziente che utilizza una terapia inalatoria, deve essere sospesa da 24 ore se vogliamo una valutazione basale, altrimenti, se vogliamo invece sapere come sta il paziente facendo la sua terapia, possiamo fargliela assumere regolarmente. Il soggetto deve essere posto in posizione seduta, deve essere comodo, con la schiena dritta, ma adesso questa parte ve la faremo vedere più nello specifico. Prima di iniziare la misura dobbiamo inserire i dati del paziente, oltre ai dati anagrafici, nome, cognome, età, il genere, fondamentali, altezza e peso e gruppo etnico, perché ci consentono di valutare i predetti, cioè i valori attesi appunto per un soggetto sano simile a lui. Ok, abbiamo il nostro soggetto seduto con la schiena dritta, deve essere seduto per una ragione molto semplice: i predetti sono stati valutati con pazienti seduti, quindi il paziente, quando fa l'esame, tranne i casi particolari, deve essere evidentemente seduto. Questo strumento ha un braccio che può essere avvicinato al paziente oppure ha un, possiamo spostarlo per un tacografo. Questo è il boccaglio. Appunto che ha al suo interno anche un filtro antibatterico e antivirale. Chiediamo al soggetto evidentemente di togliere la mascherina, facciamo reggere a lui in questo momento il boccaglio, prendo un attimo anche la mollettina stringinaso che darò al soggetto. Se vuoi avvicinarti appunto al monitor, il software ci fa decidere, ci fa scegliere che tipo di spirometria eseguire, se è una spirometria basale, dopo un test di broncodilatazione o dopo un test di broncoprovocazione, ad esempio con metacolina, o se fare una manovra lenta. Facciamo una spirometria forzata, qui sulla sinistra adesso vedremo la curva flusso-volume, sulla destra lo spirogramma o curva volume-tempo. Ok, chiediamo al soggetto di indossare la mollettina stringinaso, di mettere in bocca il boccaglio, chiudendo bene con le labbra il boccaglio tra i denti, bene le labbra intorno al boccaglio. Diciamo al paziente di fare dei respiri tranquilli,
che respiri tranquilli. Ad un certo punto gli chiederemo di svuotarsi completamente, poi di riempirsi completamente e di risvuotarsi fino a arrivare al massimo volume espirato. In alternativa possiamo dire al paziente, dal volume in cui è, di riempirsi tutto, svuotarsi tutto e poi riempirsi nuovamente. Ok, usiamo il secondo approccio, dei respiri tranquilli, molto bene, molto bene. Ok, adesso un bel respiro profondo, profondo, fuori forte, fuori forte, fuori, 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 fuori. E quando è vuoto un bel respiro, ok, respiri pure tranquillamente, si può staccare. Ok, adesso il soggetto è collegato, sulla sinistra la curva flusso-volume, per convenzione la parte in basso è quella inspiratoria e la parte in alto è quella espiratoria, e sulla destra invece la curva volume-tempo. Vedete che il soggetto sta appunto facendo i suoi respiri a volume corrente. Ok, lo facciamo ripartire. Perfetto. Sta inspirando e adesso sta espirando, inspirando, espirando. Ok, adesso gli chiedo di riempirsi tutto dentro, viene dentro, 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 fuori forte l'aria, fuori, 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 fuori. Eccoci, il soggetto doveva espirare per 6 secondi, in questo momento non è riuscito, proviamo a rifarla. Dei respiri tranquilli. I soggetti adulti appunto dovrebbero espirare per almeno 6 secondi, non è facile, ma riproviamo. Dei respiri tranquilli, molto bene. Bel respiro profondo, dentro, 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 fuori forte l'aria, fuori, 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 ancora, 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 spinga, spinga, spinga. Ok, anche in questo caso non è riuscito. Questo è quello che succede in alcuni casi. Questo è il report che otteniamo al termine della misura. Quando smettiamo di fare eseguire manovre al paziente, quando abbiamo ottenuto 3 misure adeguate e riproducibili o dopo un massimo di 12 misure. La prima parte quindi del commento alla spirometria sarà rivolta ad indicare se il soggetto è stato in grado di eseguire delle manovre accettabili e se queste e se le misure che abbiamo ottenuto sono riproducibili. Questa cosa la possiamo fare grazie alla nostra esperienza e alla conoscenza delle linee guida internazionali, ma ormai tutti i software riportano un alert, ci dicono che cosa non è andato bene nelle nostre misure. Nel nostro caso, ad esempio, il soggetto non è stato in grado di eseguire delle espirazioni per almeno 6 secondi. Negli adulti sono richiesti 6 secondi durante l'espirazione, qui vedete questo è lo spirogramma, sull'asse della scissa è riportato il tempo, vedete che è riportato una linea verticale a 6 secondi, appunto che è il limite minimo richiesto per avere una misura accettabile. Questo succede delle volte nei soggetti giovani che hanno dei polmoni normali come nel nostro caso, sono polmoni molto elastici, le vie aeree sono dilatate, il soggetto arriva a espirazione completa molto rapidamente e magari come in questo caso non riesce a mantenere l'espirazione per 6 secondi. Quindi la prima parte del commento è sulla riproducibilità e accettabilità delle manovre. Seconda parte sulla morfologia delle curve che otteniamo, e appunto sono due, la curva flusso-volume e la curva volume-tempo-spirogramma. Dobbiamo dire se la morfologia delle curve è normale. L'alterazione morfologica delle curve ci può dire o che il soggetto non ha eseguito bene la manovra, oppure che vi sia una, che ci possono dare appunto qualche indizio su una condizione patologica. Una da sapere assolutamente è un'alterazione della curva flusso-volume con un appiattimento della parte inferiore e della parte superiore. Questo succede nel caso di ostruzione fissa delle alte vie aeree, frequentemente nel caso di patologie della laringe, più raramente, perché sono condizioni più rare, nel caso di patologia della trachea. Quindi seconda parte sulla morfologia delle curve. Terza parte sui parametri ottenuti. Qui vedete che sono riportati molti parametri, i più importanti sono i primi 3. La capacità vitale forzata, la prima riga,
il Fewan, cioè il volume espirato nel primo secondo, mentre la capacità vitale è tutto il volume espirato fino al tempo espiratorio massimo raggiungibile dal paziente, e poi la terza riga il loro rapporto o indice di Tifeno. Come sono espressi i singoli parametri? Vedete che la prima colonna dice il numero misurato, e per quanto riguarda FEV1 e FVC il software automaticamente riporta il valore maggiore misurato. La seconda colonna ci dice l'intervallo di confidenza della normalità, la terza colonna il valore predetto, cioè il 100% che ci attendiamo in un soggetto della sua età, della sua altezza, del suo genere e del suo gruppo etnico, il valore, la quarta colonna, il valore assoluto espresso come percentuale del predetto, e poi vedete sulla destra, un po' come per altri test diagnostici, lo Z-score, cioè quanto si discosta il valore misurato rispetto all'intervallo di confidenza normale di questo paziente. Vedete che c'è anche un modo attraverso una scala di colori, l'atteso è la riga in centro, la parte bianca diciamo che è la parte considerata normale tra il quinto e il 95esimo percentile, la parte grigia, se il punto finisse nella parte grigia, ci direbbe che appunto questo parametro è al di fuori della normalità. La spirometria semplice consente soprattutto di arrivare alla diagnosi di patologie ostruttive. Quando una spirometria riporta una ostruzione, quando il rapporto tra il FEV1 e l'FVC è al di sotto del valore basso di normalità. Quindi la prima cosa da andare a vedere nel caso di una spirometria semplice è il rapporto FEV1-FVC. In questo caso vediamo che è stato dell'89%, cioè il soggetto ha espirato l'89% della capacità vitale nel primo secondo, e vediamo che questo valore è assolutamente all'interno della normalità, è la terza riga, quindi non c'è un'ostruzione in questi casi. La seconda cosa da fare è andare a vedere i valori di capacità vitale FEV1. Se i valori di capacità vitale FEV1 fossero ridotti, potremmo sospettare una patologia restrittiva. In questo caso dovremmo chiedere un ulteriore esame, che è la spirometria globale. In questo caso invece FEV1 e FVC sono normali, quindi questa spirometria è sostanzialmente nella norma.